Buonasera a tutti i cittadini di Cori e benvenuti al primo cittadino di Cori, il sindaco Mauro De Lillis, alle dottoresse di famiglia Elvira Bianchi e Lina Corbi e a Paolo Placidi, che è responsabile del servizio SISP nell'ASL RM6. Spendo velocemente due parole per questa iniziativa denominata Speciale Covid, voluto dal Comitato Civico di Cori e dall'Associazione di Promozione Sociale Polygonal, per fare informazione di servizio a tutti i cittadini del nostro comune sulla situazione Covid. E soprattutto sui servizi che ci sono a disposizione e sulle cautele preventive rispetto alla diffusione di questa pandemia. Quindi passerei immediatamente la parola al sindaco perché ci illustri un po' lo stato attuale della situazione in termini di Paoli. Si Spiegato il sente tutto. malissimo. Allora, il sindaco ci dovrebbe illustrare lo stato attuale. Sì, informarci su questa nuova iniziativa relativa che è collocato presso l'ospedale di comunità di Cori e i servizi e niente, non so che ovviamente non è vedere. Bello della diretta, ridiamo la parola al sindaco Mauro De Lillis. Mauro, ci senti? Sì, forte e chiaro. Adesso sì, prima Allora, no. ok, abbiamo avuto qualche defaillance, quindi insomma ripetiamo i saluti di rito e la motivazione per cui facciamo questa iniziativa di servizio sui temi del Covid. Diamo subito la parola al sindaco Mauro De Lillis perché ci possa illustrare lo stato attuale del numero, insomma, della consistenza dei casi che sono sul nostro territorio e poi di questa bella iniziativa del drive-in presso l'ospedale di comunità. Ok, grazie, grazie a tutti i cittadini innanzitutto che ci stanno ascoltando e a loro va il nostro principale saluto. Ringrazio tutte le persone che intervengono in questa iniziativa e in primis voglio ringraziare il Comitato Civico, Antonella, Angelo che si sono adoperati per organizzarla. La situazione qual è? La situazione di Cori è una situazione, diciamo, da controllare con molta attenzione. Dico questo perché ad oggi, dall'inizio della pandemia, dai dati ufficiali forniti dalla ASL, si registrano 326 casi positivi, all'interno dei quali ci sono tutti i vari cluster, da quelli familiari all'RSA, a tutto ciò che è stato registrato dall'ASL sul nostro territorio. Numeri importanti che debbono essere assolutamente tenuti sotto controllo.
È pur vero che dall'inizio della pandemia ad oggi si registrano anche 206 persone guarite. Quindi questo significa che ad oggi, attualmente, sul nostro territorio risultano 110 casi positivi, all'interno dei quali, ripeto, ci sono anche le persone legate al cluster della RSA. E i vari cluster familiari noti a tutti noi, noti alle istituzioni sanitarie. La maggior parte di queste persone si trovano in isolamento domiciliare, asintomatiche, pochissime di loro sono ricoverate in ospedale. Tuttavia, questo ci deve portare tutti quanti alla massima prudenza nei nostri comportamenti, perché come ente locale, il ruolo dell'ente locale all'interno di questa pandemia è proprio questo, cioè cercare di frenare l'avanzamento del virus sul territorio e quindi non mandare, diciamo, se vogliamo utilizzare parole molto, molto semplici, non mandare le persone all'ospedale. Perché dopodiché lì entra in campo la medicina, entra in campo i medici, entra in campo appunto direttamente le istituzioni sanitarie. Quindi il ruolo dell'amministrazione locale, quindi di un'amministrazione comunale, è proprio questo, cioè quello di rendere sempre alta l'attenzione affinché le persone siano molto attente ai propri comportamenti, che limitino il più possibile forme di assembramento, perché sono la principale strada di diffusione, del virus. Credo che dall'inizio della pandemia ad oggi l'amministrazione comunale su questo versante abbia fatto molto e lo ha fatto con tutti i mezzi a disposizione, dai social, a comunicati stampa, ma anche parlando direttamente con le persone, anche singolarmente. Cioè, credo che una delle principali caratteristiche di questa amministrazione, ma credo anche di tutte le amministrazioni comunali di piccoli centri, è anche quello di avere un contatto diretto con le persone. E noi quotidianamente abbiamo un contatto diretto con le persone e quotidianamente cerchiamo di far capire loro di evitare il più possibile, ecco, forme di assembramento, anche le semplici visite ai propri familiari possono essere rischiose per un eventuale contagio. Come anticipava anche Antonella prima, il Comune di Cori si è adoperato sin dall'inizio a utilizzare questa forma di test della propria popolazione attraverso la collaborazione con i medici di base, attraverso innanzitutto l'individuazione di un luogo dove poter fare i tamponi rapidi ai propri cittadini. E quindi organizzare con i medici di base questo importante servizio della comunità. E, come luogo abbiamo individuato di concerto con la ASL l'ospedale di comunità e adesso è più di qualche giorno che sono iniziati questi test presso l'ospedale di comunità. E quindi un ringraziamento oltre alla ASL di aver autorizzato questa struttura per l'esercizio di questa attività, ma anche e soprattutto ai medici di base che sono loro le persone in prima linea ad effettuare questi test. Il Comune di Cori, se non erro, credo che sia stato il primo comune della provincia di Latina a mettere in campo questo servizio. E questo ci rende orgogliosi del lavoro svolto come comunità. E assolutamente va anche promosso presso la nostra comunità, perché
Noi lo stiamo facendo, ma è chiaro che se non è soltanto l'amministrazione comunale, ma anche la società civile, come appunto il Comitato Civico, ad aiutarci a promuovere questa forma di servizio, credo che sia assolutamente positiva questa iniziativa. Accanto al servizio fatto da medici di base, bisogna aggiungere anche le nostre farmacie. Le tre farmacie di Cori di Giulianello anch'esse esercitano questa tipologia di servizio. Quindi è una comunità dove l'attività di controllo è presente, e questo ci aiuterà sicuramente ad individuare quelle persone positive, asintomatiche, e metterle in quarantena, perché è questo il nostro principale obiettivo e lavoro che dobbiamo fare, tutti ovviamente lavorando di squadra e tutti insieme. E su questo credo che la parola vada data immediatamente alle persone che operano su questo settore, ai medici di base. Oggi vedo due medici che si sono veramente spesi molto per questo servizio, e che voglio ringraziare, a cui passo la parola per entrare più nel dettaglio del servizio. Allora, grazie intanto Sindaco per l'introduzione, magari poi più in là ti restituiamo la parola. Intanto appunto preghiamo le dottoresse Lina e Corbi e Elvira Bianchi di aprire il loro microfono e appunto chiediamo loro, in qualità di Elvira Bianchi, di responsabile proprio di questo nuovo servizio che si è attivato la settimana scorsa, che è appunto il drive-in COVID presso l'ospedale di comunità di Cori, e Lina Corbi, che anch'essa rappresentano insieme tutti i medici di medicina generale che si sono messi a disposizione della comunità per dare questo importante servizio di tracciamento rispetto appunto ai casi. Ai possibili casi di pandemia Covid. E allora, insomma, la prima domanda che ci viene da fare è: ecco, come popolazione abbiamo l'esigenza di capire bene che cos'è questo servizio che è presso l'ospedale di comunità, e appunto come ci si arriva, qual è l'iter che intraprende un cittadino che abbia sintomi che possano essere riferiti al Covid, perché possa arrivare a questo drive-in. Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto grazie insomma per l'opportunità, anche perché è un mezzo di comunicazione che ci viene offerto. E in particolare grazie anche al sindaco che si è adoperato tanto in questo periodo, ci ha sempre supportati. Allora, la medicina generale diciamo che è da sempre, dall'inizio della pandemia, attiva e coinvolta dal punto di vista sia clinico che epidemiologico, ma nell'ultimo periodo anche l'accordo collettivo nazionale, quindi le direttive diciamo sia nazionali che regionali, ci hanno resi ancora di più partecipi e ci hanno posto diciamo in stretto accordo poi con il servizio di epidemiologia, offrendoci anche la possibilità diciamo di diventare proprio parte attiva, data proprio l'esigenza, vista l'importanza e anche l'evoluzione rapida della pandemia, e è stato necessario metterci in campo, quindi con l'opportunità di iniziare a testare i pazienti. Quindi in realtà non è che è un servizio particolare che ci consente sia diciamo dal punto di vista clinico rintracciare eventuali soggetti Covid positivi, e sia dal punto di vista epidemiologico per limitare al massimo i contagi. E quindi il drive-in non è aperto a chiunque, non è che ogni libero cittadino decide di sottoporsi ad un test rapido, perché questi facciamo noi, test rapidi, ed ha libero accesso al drive-in. È sempre attraverso l'interfaccia della medicina generale, quindi del medico di famiglia, che è possibile accedere qualora o si rientra in un percorso
di quarantena, di isolamento fiduciario, quindi significa che si è stato a contatto con soggetti positivi. Oppure se dal punto di vista clinico magari si hanno avuto dei sintomi lievi, perché la sintomatologia più grave, più eclatante, comunque va gestita in altri campi, e quindi attraverso una piattaforma, attraverso sempre, diciamo così, l'ok, il medico di famiglia decide se è appropriato fare il tampone e lo inserisce nel percorso. Tutti i medici hanno necessariamente aderito all'iniziativa di fare i tamponi, ma non tutti saranno, diciamo, presenti a testare i pazienti, perché c'è la possibilità di chiedere gli esoneri, e comunque i colleghi che non faranno i tamponi verranno sostituiti e si affideranno poi a noi, che siamo lì operativi. C'è la possibilità, diciamo, di utilizzare 3 giornate a settimana, durante le quali ci alterniamo a coppia e facciamo circa 2 ore, 2 ore e mezza di tamponi. In base poi alla disponibilità dei posti, ci vengono offerti i tamponi rapidi dall'azienda, ne abbiamo a disposizione 20 ogni 2 settimane. Quindi in base, diciamo, alla disponibilità e in base alla necessità di testare i pazienti, ci alterniamo. C'è diciamo, l'accesso diretto qualora poi testiamo un positivo, quindi mandiamo direttamente poi il paziente ad effettuare il molecolare, o tramite ricetta dematerializzata se è possibile, previa prenotazione, oppure direttamente con l'esito cartaceo in mano. Viene direttamente accettato al drive-in, al primo drive-in disponibile. Già abbiamo testato circa 20 di pazienti con purtroppo anche casi di positivi, quindi piccoli cluster familiari. È un servizio importante, chiaramente anche diciamo i pazienti che si sono recati al drive-in sono rimasti molto contenti della possibilità di sfruttare quindi questo servizio vicino casa e anche vedere, diciamo, attivo l'ospedale. Quindi ribadiamo l'importanza che ogni cittadino, il proprio referente per qualsiasi problema che gli possa sembrare attinente al Covid, ma comunque come per qualsiasi problema sanitario, il proprio referente è il proprio medico di base. Quindi il proprio medico di base lo guiderà, diciamo, quasi per mano, anche se non potrà toccarlo, però lo guiderà verso i servizi che appunto appureranno qual è la sua situazione dal punto di vista clinico. Quindi lo ribadiamo, ogni cittadino sa che c'è un drive-in a Cori. E sa che questo è gestito dai medici di medicina generale, tutti i medici di medicina generale del comune di Cori, quindi sia Cori, sia di Cori che di Giulianello, e questi medici sono a disposizione 3 giorni a settimana, ma la disposizione è, come dire, autoimposta da loro medici, perché in quei 3 giorni avranno già prenotato delle persone che per la sintomatologia debbono essere passate, diciamo, tramite questo screening. Diciamo che quasi ci apriamo a uno screening di massa, potremmo dire, avendo creato questa postazione sul comune, sull'ospedale di comunità di Cori, e quindi all'interno della nostra comunità. Questa credo che come cittadini dovremmo tutti quanti prenderla come una bella notizia positiva nell'ambito di questo disastro che ci è capitato nel corso di quest'anno, anche perché diciamo la dimensione di comunità ci permette anche di in qualche modo affidarci al medico che conosciamo quotidianamente e che ci segue. Magari diciamo, per tante persone è importante anche capire nel caso sia il sospetto di essere positivo successivamente si viene confermati positivi, quali sono i comportamenti da adottare, che cosa significa
per esempio isolamento fiduciario e quarantena, e quando queste situazioni scattano e quali sono i comportamenti che ci si deve attenere in maniera responsabile, soprattutto per non contagiare gli altri, ma in primo luogo i propri cari, perché mi sembra di capire che ormai la situazione del contagio prolifera facilmente o nei rapporti familiari o in stretti rapporti amicali. Quindi quello che chiedo alle dottoresse è di specificare meglio in cosa consiste l'isolamento fiduciario e la quarantena. Allora, l'isolamento fiduciario è una misura che si mette in atto nel momento in cui la persona viene individuata, diagnosticata come positiva al tampone molecolare, perché è il tampone molecolare che fa fare la diagnosi certa di Covid e non il test rapido. Il test rapido è solamente una misura di screening. Quindi potremmo dire, scusami Elvira, potremmo dire che il tampone molecolare è diciamo lo screening di secondo livello? No, è diagnosi proprio. È, diagnosi, è un secondo livello, ma è la diagnosi vera. È quella dalla quale parte poi l'isolamento fiduciario e parte anche la quarantena per i contatti. Quindi isolamento fiduciario è una misura nella quale la persona interessata deve allontanarsi dal proprio nucleo familiare o in un'abitazione completamente autonoma, o se bisogna condividere lo stesso appartamento, almeno in un avere a disposizione una stanza e possibilmente anche un bagno da utilizzare individualmente. L'uso deve essere arieggiato, quindi durante la giornata possibilmente più volte, e più volte comunque sanificato, e la sanificazione sappiamo che avviene con delle soluzioni idroalcoliche o con la cosiddetta varecchina, insomma, ok? E chiaramente anche l'alimentazione, il pranzo, la cena della persona va fatta isolatamente, separatamente dal resto del nucleo familiare, e i rifiuti della persona debbono essere raccolti dalla persona all'interno della propria stanza, all'interno di due sacchi che poi vanno a loro volta a confluire all'interno dei rifiuti speciali rifiuti speciali che vengono distribuiti dal servizio ad ogni famiglia dove si trova un soggetto. I famosi bidoncini gialli, ecco. Ok, e che altro dire? Allora, La quarantena vale invece per le persone che sono state a contatto con un positivo, e contatto deve essere un contatto stretto. Per contatto stretto definiamo il rapporto con una persona a meno di un metro senza mascherina, oppure ad esempio condividere un pranzo, una cena, perché generalmente bar, ristoranti, comunque la convivialità è il maggior veicolo di trasmissione del virus. Quindi in un certo senso questi sono gli ambienti tra virgolette privilegiati. Durante la quarantena la persona può restare nella propria abitazione, ma non ricevere altre persone al di fuori, né chiaramente muoversi dalla propria abitazione, almeno che non vi siano solamente dei problemi sanitari improrogabili, praticamente delle urgenze. Quindi magari una persona che ha ulteriori patologie, oltre purtroppo alla situazione di
Come si? E È sparita Antonella. quindi? Ma si può mettere sulla chat? Hai Sì, sì. messo, è sparito tutto. Possiamo riprendere? Sì, perdonate un attimo, ma il microfono a te. Sì. Fidati, non ci siamo. Non riesco ad avere la voce, non so perché. Piccolo problema tecnico, torniamo tra pochissimo. Microfono. Mi sentite, mi vedete? Adesso sì. Sì. Scarica Chrome. Oh, ok, allora io parlo, non ha importanza che voi mi vediate, eravamo rimasti al tema della quarantena. Una domanda che farei sulla quarantena è anche per quanti giorni consideriamo che sia necessaria. Che o ad oggi quanti sono i giorni di quarantena? Allora, i giorni di quarantena sono 10 con un tampone fatto in decima giornata, altrimenti sono 14. E devo dire una cosa, è importante il momento in cui viene fatto il test rapido. È un problema questo, cioè le persone quando sanno di essere un contatto spesso corrono al fai da te, ma un tampone non si può fare in qualunque momento. Se so di essere un contatto e ho paura, e ci sta anche questo, è comprensibile, correre a fare un test rapido in un momento inopportuno, cioè troppo presto, mi fa illudere di essere un negativo e spesso mi fa sottrarre anche magari ad una vigilanza da parte del proprio medico e quindi pensando di essere negativo praticamente non, mi sottraggo alla quarantena.
A Cori tutto sommato possiamo dire che ci conosciamo molto, per cui capita molto raramente questo, però si verificano situazioni di questo genere. Un contatto che non rispetta la quarantena, qualora si positivizzi durante i 14 giorni, diventa un pericolo per la collettività. Quindi il rispetto della quarantena è una forma di rispetto verso se stessi, verso la propria famiglia e verso la collettività stessa. Teniamo anche conto che viene segnalata, certo, anche a livello, viene segnalato a livello del SISP, per cui la violazione di quarantena, come la violazione dell'isolamento, è un reato, se vogliamo dire. Cioè il discorso della quarantena non va visto solo come un momento inutile, sembra quasi, da rispettare. È importante per la collettività. È uno dei modi per poter arginare l'epidemia, perché in una fase come questa, dove siamo tutti potenziali positivi, rispettare la quarantena e testare le persone prima che escano dalla quarantena diventa importante. Anche se la quarantena può finire a 14 giorni senza isolamento, l'atteggiamento generale nostro, ma della ASL, è quello di, anche in 14esima giornata, le persone vanno liberate con un tampone. Non mandarle in giro senza il tampone. E comunque non prima della 10ª giornata. Perché? Perché questo è l'arco, perché è solamente il tampone che ci consente è l'arco di tempo durante il quale si può manifestare la positività della persona, sia con sintomi o senza sintomi, non è detto che poi debba diventare necessariamente sintomatica. E quindi è una misura di prevenzione. Altre forme diverse sono un po' l'isolamento fiduciario, è quell'arco di tempo, spesso molto breve, dal momento in cui la persona positivo in attesa di conferma del molecolare si cominciano a individuare degli eventuali contatti, noi cerchiamo di bloccarli subito, far sì che le persone non continuino a girare, ok? Fino a che non arriva l'esito del molecolare che dà la diagnosi certa. Anche qui spesso si ha difficoltà a capire che è importante che, se sono stato a contatto con un potenziale positivo, è il caso che in quanto tempo io limiti i miei spostamenti, ok? E poi abbiamo la sorveglianza sanitaria, che è semplicemente quella, il sanitario, sia esso medico, infermiere, cioè tutti coloro che operano nell'ambito sanitario, la loro quarantena viene svolta mantenendo l'attività lavorativa, quindi si può fare lavoro e casa, non si può andare a fare la spesa, non si possono andare a fare altre commissioni, ma lavoro e casa sono il nostro dovere. È diverso. La persona, se il sanitario è positivo, okay, allora in quel caso si rientra nella malattia e quindi è d'obbligo l'isolamento anche per il sanitario. Non so, vediamo se vogliamo mettere a punto qualche altra cosa. Un'altra cosa è l'importanza delle due app, Immuni e Lazio Covid. Sono praticamente due applicazioni che, nel momento in cui si entra nelle procedure, quindi quarantena oppure positività, bisogna scaricarsele. L'app Lazio Covid si trova sul sito Salute Lazio e è una piattaforma che permette di monitorare quindi i pazienti attraverso l'interfaccia del medico, che è il dottor Covid. È necessario quindi rispondere in un questionario iniziale e poi registrare giorno per giorno i parametri. È un'applicazione alla quale accede anche la piattaforma della ASL e che viene utilizzata anche per telemonitorare i pazienti positivi che sono, in isolamento domiciliare.
E l'app Immuni, che è praticamente l'app a livello nazionale, che consente, diciamo, di tracciare poi i contatti nel momento in cui si scopre la positività. Garantiscono entrambe l'anonimato, quindi per la legge della privacy garantiscono, diciamo, la riservatezza dei dati. Spari Antonella. Merazzata. Allora, buonasera a tutti. Ci sono un pochino di problemi tecnici con il collegamento, soprattutto con Antonella, quindi insomma dobbiamo un pochino rimediare. E la domanda che comunque Antonella stava per porre era: come avviene la presa in carico dell'asintomatico e del pauci sintomatico? Sempre rivolta alle dottoresse. Allora, il pauci sintomatico è la persona che in presenza di sintomi e dubbi praticamente il medico si appresta a intanto cominciare ad isolare e se possibile a testare con un test rapido. Nel pauci sintomatico il test rapido si può fare presto, in maniera tale da eventualmente indirizzarlo subito ad un molecolare. E il molecolare positivo apre la strada della malattia e quindi dell'isolamento e quindi della terapia, che va fatta a domicilio seguita dal medico di famiglia, con controlli periodici di tamponi molecolari. Ok? Spesso nei pazienti positivi possiamo trovare il pauci sintomatico, può anche non dover fare nessuna terapia a seconda del tipo di sintomo. L'asintomatico non la fa mai la terapia. Quei sintomatici più importanti, più fragili, nella nostra azienda abbiamo la possibilità di seguirli con il telemonitoraggio. Praticamente l'azienda mette a disposizione per le persone che chiaramente sono in grado di utilizzare questi dispositivi un saturimetro che è collegato con una centrale gli infermieri dove vengono registrate queste misurazioni e registrate e elaborate con il supporto eventualmente anche dello specialista pneumologo, in maniera tale da individuare quei casi più a rischio che possono necessitare di un intervento, magari anche di un accesso in ospedale, che alcune volte può significare andare a verificare con una TAC e lasciarli per continuare il loro percorso terapeutico oppure riportarli a casa. In questo modo, di fatto, molte persone hanno potuto evitare di arrivare a casi estremi di compromissione polmonare. E quindi è un monitoraggio sul territorio. E l'applicazione Lazio Doctor Covid spesso non è... quando noi proviamo a dirlo ai pazienti, non è che viene tanto recepita, sembra quasi un giochetto, no? Sembra quasi qualcosa che si può fare e non si può fare. Di fatto è importante farla, perché è un monitoraggio. Noi non possiamo telefonare tutti i giorni alle persone, ma tutti i giorni dobbiamo avere in mano la situazione dei nostri pazienti sotto l'aspetto clinico, e cioè dobbiamo sapere la pressione, la temperatura, la saturazione, la frequenza cardiaca, la sintomatologia, riportate nell'ambito della giornata.
questo avere un contatto a tu per tu con ogni persona diventa difficile, anche se spesso lo facciamo comunque, perché i dispositivi che abbiamo adesso per fortuna ci permettono di essere più diretti con le persone, ma c'è anche in questo modo anche un controllo anche da parte della centrale, sì. Per cui quella registrazione non viene vista solo da noi medici, ma viene vista anche da una centrale, e quindi quei parametri hanno un valore clinico, cioè possono essere rossi per significare che è molto grave, può essere arancione per significare che è una situazione a rischio, è verde se invece è una situazione tranquilla. Quindi è un modo, le persone devono capire che quello è un modo per sentirsi protetti, per sentirsi controllati, anche se noi non vediamo chi ci sta controllando, chi ci sta seguendo. È come avere tanti medici che da punti diversi però di fatto stanno lavorando per noi e ci controllano. E anche questo è un modo di collaborare, tutto sommato. È la collaborazione che noi chiediamo ai cittadini, quella, cioè di aderire a queste misure sanitarie, permettendoci tutto sommato di lavorare meglio per la loro salute. Quindi un'adesione completa alle indicazioni sanitarie significa rispettare quello che ci è stato detto nei comportamenti per isolamento fiduciario o altrimenti quarantena. Voi medici distribuite comunque un vademecum, no? Che centellina un po' tutte quante le cose a cui bisogna attenersi, ma sarebbe opportuno che tutti quanti avessimo anche questa app Dottor Covid, che praticamente ci permette di automonitorarci quotidianamente, perché così siamo responsabili noi ogni giorno di controllare i nostri parametri della febbre, dell'ossigeno. Quindi stiamo parlando di positivi, però come? Stiamo parlando stiamo parlando di positive, certo. In quarantena, non il cittadino che è al di fuori di questa condizione. Diciamo che l'app Dottor Covid permette di monitorare a distanza il cittadino che sta appunto in quarantena o isolamento fiduciario, insomma, che si trova in questa condizione di dover non potersi muovere, ma comunque dover avere un contatto diretto col personale medico, infermieristico e quant'altro, perché mi sembra poi che la stessa app Dottor Covid permetta anche di attivare direttamente il servizio di emergenza 118 qualora ci siano dei parametri che siano talmente diciamo appunto codice rosso per cui è effettivamente necessario muoversi con urgenza. Mi sembra che ci sia anche oltre appunto a questo servizio che ripeto viene appunto prenotato dai medici ed è attivo tre volte a settimana come drive-in, siano stati allocati nell'ospedale di Cori anche dei posti letto post-Covid. Ecco, in che cosa consistono questi posti letto e quale tipo di accudimento hanno le persone? Allora, ci sono 4 posti dedicati a una degenza ordinaria post-Covid, quindi pazienti che hanno superato la fase acuta presso strutture ospedaliere più grandi e comunque si sono negativizzati, e in quel caso vengono ripetuti 2 tamponi nell'arco di 48-72 ore, possono essere trasferiti e presi in carico presso l'ospedale di comunità, dove c'è una degenza infermieristica con, diciamo, la supervisione dei medici poi del pronto soccorso, oppure dei medici che vengono direttamente contattati del presidio ospedaliero di Latina. È chiaro che al momento a Cori ci sono 2 posti post-Covid occupati da pazienti che sono pazienti dei medici di famiglia di Cori.
quindi che hanno superato la fase acuta, adesso sono stabili, presentano esiti delle polmoniti classiche, quindi bilaterali del Covid, e sono stati quindi accettati, accolti all'interno del reparto di degenza, della UDI dell'ospedale di comunità. Vengono chiaramente monitorati e vengono gestiti, perché comunque CORI da sempre offre la possibilità di gestione dei pazienti cronici, in questo caso dei pazienti che hanno necessità di fare una convalescenza, quindi un periodo passerella prima di rientrare, diciamo, al proprio domicilio, perché gli esiti comunque delle polmoniti sono abbastanza invalidanti. Quindi si tratta di posti letto che ospitano persone che sono diventate negative al Covid, ma hanno necessità di essere ancora assistite sia dal punto di vista medico sia dal punto di vista infermieristico, perché comunque, diciamo, la loro condizione non è ancora tale per essere tranquilli per tornare a casa. A questo punto non so se sia Elvira che Lina vogliono aggiungere alle cose che noi abbiamo chiesto altro che ci possa essere sfuggito. Se non vi viene in questo momento altro da aggiungere, passerei la parola a Paolo Placidi, che attualmente si occupa del servizio di prevenzione e di tracciamento della ASL Roma 6, proprio in qualità professionale. Paolo ha dato la propria disponibilità, in quanto ormai da 2 anni è interessato alle attività di tutela e partecipa attivamente all'attività di tutela dei servizi per la salute insieme al comitato civico di CORI, e credo che la sua esperienza in questa attività di contact tracing sia importante, e ci possa spiegare che cos'è questo lavoro di tracciabilità, proprio per capire l'importanza di dover ricostruire le relazioni tra le persone per capire questo virus, come si diffonde, e anche, insomma, la fatica di un lavoro di ricostruzione a posteriori nel momento in cui la persona è positiva. Quindi ti passerei la parola, Paolo, se apri il microfono. Salve, ciao. Allora, correggevo, non sono un responsabile del SISPER, magari, sono soltanto un dipendente, sto facendo la mia attività a livello del SISPER. E il SISPER non è altro che il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, che è in pratica la struttura organizzativa del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, che è all'interno dell'ASL, e si occupa naturalmente della prevenzione della salute, la tutela della salute della collettività, sia sotto tutti gli aspetti, anche per la salubrità degli ambienti, eccetera, e cura tutto l'aspetto della vita. Nell'ambito della pandemia dovuta a SARS-CoV-2, naturalmente la funzione del SISP è legata soprattutto sia alla funzione di formazione, informazione, controllo, vigilanza, assistenza, insieme ad altre strutture come i medici di medicina generale, eccetera, eccetera. Noi andiamo soprattutto per quanto riguarda un'attività di contact tracing, andiamo ad effettuare delle interviste attraverso le quali noi cerchiamo di individuare quali sono le modalità con le quali questo virus si trasmette da persona a persona. E sappiamo tutti che la modalità di contagio per quanto riguarda il SARS-CoV è legata soprattutto alla diffusione di droplet e aerosol che da una persona infetta investe una persona ricettiva nelle sue vicinanze. Il discorso della prevenzione di questo contagio è un discorso appunto di sanità pubblica,
e può essere effettuato, possiamo dire, in pratica attraverso due azioni fondamentali. Una che è il tracciamento, come abbiamo visto, attraverso i tamponi, il contact tracing, e quindi l'individuazione di tutte le persone che sono state a contatto con la persona infetta e quindi valutare e isolarle dal resto della collettività, e l'applicazione delle app immuni. Ed un altro fattore importante per quanto riguarda la prevenzione è soprattutto il distanziamento tra soggetti, tra di loro, un distanziamento individuale e fisico tra persone, che permette naturalmente al soggetto di non essere investito dalla carica virale espulsa attraverso la parola o il respiro dal probabile infetto, e l'uso corretto dei dispositivi di protezione che tutti quanti ci suggeriscono. Uno dei presidi fondamentali che deve essere utilizzato ed è fondamentale per abbassare o comunque ridurre al minimo la possibilità di infettarsi è l'uso della mascherina. Mascherina che comunque deve essere correttamente indossata, altrimenti avremo è come non indossarla in pratica. Abbiamo tre tipi fondamentali di mascherine utilizzabili: le mascherine di comunità, che sono le tipiche mascherine di stoffa utilizzate all'esterno e non hanno hanno una pochissima possibilità di filtrare l'aria. Poi abbiamo la mascherina chirurgica che invece ha un buon valore di isolamento, ma ed è quella caratteristica che vediamo nei filmati eccetera di IAR, è quella che si indossa naturalmente nell'attività anche chirurgica, e la modalità con cui questa mascherina deve essere indossata deve essere una modalità precisa. Innanzitutto deve essere indossata sopra le orecchie, sopra il naso, chiudendo precisamente il nasello, e sotto il mento. Mantenuta in questa maniera ci permette di abbassare notevolmente la carica virale che un possibile positivo può trasmetterci. Mai toccare, evitare di toccare la mascherina davanti, perché comunque nel momento in cui la tocco ci possiamo contaminare le mani, e quindi una volta portata agli occhi possiamo contaminarci e infettarci. E inoltre la mascherina chirurgica, una cosa fondamentale che dobbiamo conoscere è il fatto che la mascherina chirurgica è una mascherina che protegge gli altri, non protegge noi stessi. Protegge gli altri perché comunque trattiene le nostre emissioni respiratorie, ma non riesce a far filtrare l'aria dall'esterno. Per cui la possibilità di infettare noi altri è ridotta del circa il 95%, ma gli altri possono comunque infettare noi, anche se relativamente in modalità molto bassa, circa il 20%. Un altro tipo di mascherina che ha una invece resistenza, una modalità di isolamento maggiore, è la cosiddetta FP2 FP3. FP2 FP3 che va indossata sempre nella stessa maniera, sopra il naso e sotto il mento, ma la capacità di filtrare l'aria in maniera sia in entrata che in uscita, quindi è protettiva per noi e protettiva per gli altri per circa il 90-95%. Oltre all'utilizzo della mascherina, un altro mezzo di prevenzione che possiamo conoscere è soprattutto l'igiene delle mani, importantissima anche questa, che può essere effettuata sia attraverso il lavaggio costante delle mani nelle situazioni più disparate, che possono essere dal momento in cui tocco dei soldi al momento in cui tocco la mascherina e tolgo la mascherina, nel momento in cui tocco una persona a me prossima, occasionalmente posso toccare materiale che può essere stato contaminato da una persona vicina. E soprattutto
la reazione dei locali in cui siamo, soggiorniamo per più di qualche tempo. In genere, soprattutto adesso che è il periodo invernale e molti di noi della collettività, amici, cioè ci ritroviamo in ambienti chiusi, l'uso delle mascherine, la reazione dei locali ogni 15 minuti, tenere le finestre aperte, far circolare aria, evitare di toccarci e di assembrarci in maniera forte, è l'unica maniera per poter abbassare la probabilità di contagiarci in questa maniera. Soprattutto nei giovani, noi siamo una comunità abbastanza piccola e comunque la possibilità di incontrarci e di essere vicini è molto più facile che non dalle altre parti. Soprattutto il contesto amicale ci fa abbassare il nostro livello di attenzione e di guardia rispetto alla possibilità di contagiarci. È facilissimo che possa supporre, proprio perché è un mio amico, di conoscere tutto quello che abbia fatto anche 3 giorni prima, il che non è vero. Mi fa abbassare la guardia, mi può scendere la mascherina, posso toccarlo, posso scambiare la sigaretta, posso dargli un pezzo di pizza che sto mangiando perché me la chiede. E quindi sono quelle le occasioni nelle quali è molto, molto probabile che ci si possa contagiare a vicenda. Questo contagio a livello amicale, eccetera, poi viene poi trascinato all'interno delle famiglie e, come sappiamo e come le dottoresse sanno benissimo, oggi come adesso come adesso, riscontriamo che la maggior parte dei contagi che avvengono sono soprattutto in ambito familiare, portato dall'esterno verso l'interno, che va a colpire in maggior misura le persone più anziane, con effetti a volte molto molto importanti. Nel mio caso, come operatore che fa le interviste, mi accorgo quotidianamente, giornalmente, che nell'ambito delle interviste che conduco, alla fine la maggior parte delle volte il contagio viene dall'esterno, dall'ambito lavorativo, dall'ambito amicale, poi viene portato all'interno e la persona che maggiormente viene colpita in forma grave o severa sono soprattutto le persone anziane che risiedono all'interno dei nuclei familiari o che vengono contattate dalle persone che vanno all'esterno, e sono quelli che poi hanno i maggiori disagi e le maggiori conseguenze nel momento in cui vengono contagiati. E quindi, Paolo, mi chiedevo, proprio per avere una maggiore attenzione verso gli anziani e le persone fragili che magari hanno altre patologie, e appunto non vorremmo che gli arrivasse anche il Covid, chi se ne occupa? I familiari? E proprio in funzione preventiva, quali sono le misure a cui si debbono sottoporre proprio per cautelarli dalla possibilità di essere infettati da questo Covid? Cioè, io presumo che avendo io nella mia casa una persona anziana, ultra novantenne, che magari non è chissà quali patologie abbia, però se magari io vado in giro frequentemente, eccetera, eccetera, posso incautamente, diventare, magari sono un asintomatico, incautamente posso infettare appunto la persona cara che ho a casa. Allora, appunto, devo continuamente prestare attenzione a lavarmi le mani ogni volta che devo avere un contatto con questa persona, insomma. In questo caso, soprattutto adesso che si avvicinano le feste natalizie, è una situazione molto molto problematica questa, nel senso che comunque soprattutto la possibilità di avere contatti con le persone più anziane che non si vedono così frequentemente, eccetera, per lo scambio di auguri, eccetera, è un elemento particolarmente problematico in questo periodo. E per quanto riguarda gli anziani, l'unica maniera per poter evitare
o comunque abbassare la probabilità di contagio è evitare il più possibile di contattarli nel caso. Se uno vuole effettivamente o ha la necessità di essere vicino a loro, l'adozione della mascherina, sia per chi lo visita, ma anche incitare la persona anziana ad indossarla nel momento in cui ci si avvicina, nel senso che comunque anche l'anziano deve indossare la mascherina, oltre che chi lo va a visitare. Prima di toccarlo o comunque di entrare in contatto con lui, se bisogna entrare in contatto con lui, lavarsi e igienizzarsi bene le mani per un minuto lavandole con acqua e sapone o per 30 secondi utilizzando la soluzione idroalcolica, la soluzione idroalcolica. Evitare appunto di se riesce costretti a toccarlo, nel caso di utilizzare dei guanti che poi vengono comunque smaltiti nei rifiuti, e adottare le normali altre condizioni di tutela, che possono essere quelle del distanziamento e la reazione del locale nella quale si soggiorna. E mentre per chi se ne occupa, diciamo, per persone anziane invece che hanno disabilità e quindi hanno accanto a loro delle persone che si occupano anche della loro igiene personale, in questo caso, insomma, dobbiamo ribadire misure che sono affini a quelle sanitarie che si praticano nelle strutture ospedaliere. E sì, quindi... sì, comunque utilizzare dei camici, comunque sempre la mascherina, lavarsi prima e dopo di aver toccato il soggetto, invogliare il paziente, l'anziano stesso a disinfettarsi le mani e a lavarsi le mani costantemente, ogni volta che tocca materiali che non sono di suo uso comune o che sono stati contaminati da altre persone, utilizzare le normali situazioni, precauzioni igieniche del caso. E se si è costretti ai servizi igienici riguardo a persone che sono allettate, comunque che hanno necessità di essere aiutate anche nei servizi igienici, di utilizzare comunque oltre alla mascherina anche degli oggetti di rivestimento che possono essere per tutelarsi essi stessi dalla possibilità di contatto e di contagio. Mentre per gli adolescenti in questo periodo di festività, per giovani adolescenti, mettiamoci sta benedetta mascherina nella maniera dovuta, mettiamoci la mascherina nella maniera dovuta, evitiamo assembramenti e stiamo nel caso all'aperto, non a luoghi chiusi, e cerchiamo di allontanarci il più possibile. Areare nel caso i locali, se soggiorniamo in locali insieme, sempre con mascherina, areando i locali e stando a debita distanza, adottando tutte le misure di allontanamento e non abbassare mai la guardia nel momento in cui si è a contatto soprattutto con gli amici. Certo, perché sono proprio le situazioni amicali e familiari, ripetiamo, che sono quelle in cui si abbassa un po' la guardia, perché ci conosciamo, siamo tra noi, ma il Covid si intrufola, diciamo, nella nostra quotidianità amicale e familiare e ne approfitta, quindi non consentiamo gli... Dovremmo partire dalla considerazione che ognuno di noi può essere un potenziale infetto. Un potenziale contagio. Certo, e quindi la massima responsabilità anche tra i giovani, gli adolescenti, i ragazzi, nella consapevolezza che, insomma, che il bene più caro sono i loro cari a casa, insomma, non voglio ripetere le cose, e quindi pensando a loro, portare la mascherina, lavarsi le mani, non aggregarsi tutti quanti insieme, soprattutto non aggregarsi in luoghi chiusi,
è una delle cautele fondamentali, soprattutto in questo periodo di festività. Va detto anche che in questo periodo di festività a livello governativo sono state date delle indicazioni ben precise per evitare aggregazioni di persone, e nell'attuale decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il periodo della festività si dice che non possono andare più di due persone a trovare una famiglia o un'altra persona. Questa cosa, che insomma può sembrare a noi che abbiamo una tradizione di festività in cui si riuniscono famiglie allargate, può sembrare una mossa insomma cattiva, cinica, ma invece dobbiamo vederla proprio nel lato positivo, cioè meno ci aggreghiamo e più salvaguardiamo le persone più fragili a cui vogliamo bene. Quindi la festività di questo Natale sarà una festività in cui invitiamo tutti quanti a salutarci da lontano, magari aiutando le persone anziane a utilizzare questi strumenti che stiamo utilizzando noi adesso. Insomma, può essere un nuovo modo per restare vicini alle persone a cui vogliamo bene senza essere noi portatori di contagio e quindi fargli del male. Io a questo proposito delle indicazioni governative sotto queste festività chiederei al sindaco di dirci quali sono le indicazioni che avrà la Polizia Municipale per quanto riguarda le situazioni di aggregazione che non debbono avvenire, ma insomma ci saranno delle indicazioni che verranno date dal sindaco in ottemperanza di questo DPCM. Probabilmente ci sarà anche la vigilanza non solo della Guardia Municipale ma anche da parte delle altre forze dell'ordine come i carabinieri e la forestale, e appunto Mauro, se puoi darci indicazioni nello specifico, e soprattutto far capire che c'è anche un regime sanzionatorio se non si rispettano le regole che sono state date per questo periodo. Devi accendere il microfono, Mauro, per cortesia, il microfono. Okay. Acceso? Sì, acceso. Mi sentite? Sì, ti sentiamo, vai. È esattamente così, Antonella. Proprio per questo domani alle 11 ho convocato il COC sanitario, dove partecipano, oltre ai vigili urbani del comune di Cori, partecipano anche i carabinieri di Cori, la protezione civile di Cori e la guardia forestale di Cori, proprio per coordinare i controlli sul territorio durante le festività natalizie. Come già hai anticipato, sarà un Natale diverso rispetto a tutti gli altri. Sicuramente sarà un Natale che ricorderemo per tutta la vita, però dobbiamo assolutamente attenerci a quanto disposto dalle regole governative. Quindi il classico Natale che conosciamo non potrà presentarsi quest'anno, quindi piccole visite ai nostri familiari. Non vi nego la mia preoccupazione. Alla domanda se sono preoccupato, sì, sono preoccupato. Mi preoccupano sia i giorni festivi che vanno dalla vigilia a Santo Stefano,
ma sono anche e soprattutto preoccupato per la fine dell'anno, perché anche quello sarà un giorno dove l'attenzione dovrà essere massima. E quindi sin da ora comunico a tutti i giovani, a tutte insomma le persone che hanno anche quella piccolissima intenzione di vedersi con i propri amici, di assolutamente non pensare a questa idea, perché il rischio di un contagio in questi giorni è altissimo. Il governo ha constatato questa pericolosità e ha emesso dei provvedimenti proprio per evitare il contatto appunto tra le persone, quindi limitarlo il più possibile. Vigili, carabinieri, protezione civile, guardia forestale ovviamente si organizzeranno in modo tale da non lasciare il territorio scoperto. Quindi le ore notturne saranno maggiormente controllate dai carabinieri, mentre le ore diurne ovviamente i vigili urbani, e anche grazie all'ausilio della protezione civile verrà mantenuta sotto controllo. Ma più che ovviamente i controlli devono esserci e ci saranno, ma io mi faccio appello soprattutto alla responsabilità delle persone, e quindi ad una responsabilità anche di carattere culturale, perché in questo periodo soprattutto questo ci può salvare, cioè quindi evitare di creare grandi assembramenti, quindi le classiche cene di Natale quest'anno ovviamente dimentichiamole, così come i festeggiamenti del Capodanno. E quindi su questo non posso che cercare di catturare l'attenzione di tutti affinché queste regole vengano rispettate. Non rispettare queste regole significa che le conseguenze possono essere ancora più dure di quelle che stiamo vivendo in questi giorni. Ripeto, cori a numeri che debbono essere attenzionati, numeri che vengono anche dal luogo in cui viviamo, cioè non dimentichiamo che Cori si trova al centro di centri urbani importanti, Aprilia, e mi riferisco ovviamente ad Aprilia, Cisterna e Latina, le tre città che sono state particolarmente colpite da questo virus, e i cittadini di Cori con questi tre centri urbani hanno rapporti intensi di diversa natura, lavorativa, sociale, istituzionale, e quindi anche i numeri di Cori sono anche legati a questa situazione, cioè il nord pontino è stato colpito più degli altri. E Cori, avendo questi rapporti con, ripeto, con Latina, Cisterna ed Aprilia, purtroppo ha fatto registrare un numero elevato di positivi. Ripeto, detto questo, le misure di prevenzione sono state benissimo spiegate da voi, da Paolo, dalle dottoresse Elvira e Lina. Io non posso che concludere veramente facendo un appello a tutta la cittadinanza, soprattutto a quella più giovane, di mantenere altissima l'attenzione. Ognuno di noi può essere un potenziale positivo e quindi può essere un potenziale strumento di contagio. Siamo attenti per la nostra salute, ma soprattutto per quella degli altri e soprattutto delle persone più fragili. Allora, abbiamo dato anche uno spazio per alcune domande che ci sono arrivate da Facebook, dalle persone che ci stanno seguendo in diretta. Una persona ci chiede di spiegare la differenza tra 10 e 14 giorni di quarantena. Ok, allora... Il DPCM, il decreto al quale noi facciamo riferimento in questo periodo,
stabilisce che la quarantena può essere di 10 giorni se il tampone viene fatto in decima giornata, e in decima non può essere la nona, non può essere l'ottava, ok? E deve chiaramente essere riferito, registrato dal CISP, quindi da una struttura che si interfaccia con il CISP. E il medico di medicina generale è una di queste, perché noi registriamo e il nostro tampone va direttamente al CISP. In un certo qual senso noi siamo la longa manus del CISP sul territorio, ok? 14 giorni invece senza necessità di fare il tampone. E lo dicevo pure prima, è vero che si può uscire anche in 14ª giornata dalla quarantena senza fare il tampone, ma le indicazioni che abbiamo in generale come dipartimento è quello di evitare che escano persone senza essere tamponate dalla quarantena, visto il numero elevato di asintomatici. Preferiamo fare dei tamponi in più che certamente i tamponi in meno. Un'altra domanda, ci dicono: chi viola la quarantena è perseguibile penalmente? Sì, insomma, a questo punto Paolo, prenditi la parola e accenditi il microfono, Paolo. Sì, allora, guarda, il discorso della quarantena e dell'isolamento viene comunque comunicato, come diceva la dottoressa, nel momento in cui viene un soggetto viene messo in quarantena o in isolamento, viene comunicato al CISP, che viene registrato su una piattaforma sia aziendale che regionale, alla quale hanno accesso sia gli organi di polizia giudiziaria che carabinieri, eccetera. Per cui nel momento in cui una persona può essere, viene beccata fuori dalla quarantena, può rischiare molto, una denuncia di, adesso non mi ricordo. Certo, rischia una denuncia penale, perché comunque sia diventa un delitto. È come se compisse, diciamo, una strage, poi se vogliamo. Sicuramente c'è la comunicazione degli organi giudiziari, quindi comunque c'è il controllo anche da parte degli organi giudiziari. E quindi sarebbe responsabile di epidemia colposa, credo che questo sia il reato. Può essere accusato di. E quindi, diciamo, è una cosa abbastanza pesante, rilevabile appunto penalmente, la violazione della quarantena. Quindi tutti quanti, insomma, adopriamo responsabilità nell'ambito di questa pandemia, la massima responsabilità, sia se appunto nella nostra quotidianità normale di cittadini che non stanno male, sia nel caso che siamo male e siamo positivi al Covid. L'attenzione massima che dobbiamo avere nel rispetto appunto delle regole che ci vengono dato è una cautela, in primo luogo per noi, ma anche per tutti quanti i nostri cari. Il nostro comportamento responsabile può salvaguardare tante vite umane, e questo ce lo dobbiamo, come dire, mettere in testa. Ogni leggerezza che compiamo può andare a discapito di persone fragili che possono lasciarci la vita. Quindi questo, diciamo, nessuno di noi lo vuole, quindi massima attenzione e responsabilità. E appunto, per stare vicini alle persone, avere massima attenzione e anche responsabilità, in chiusura, diciamo, di questo incontro, io spendo alcune parole rispetto all'attività posta in essere dalla Protezione Civile in collaborazione con il Comune di Cori, con le Caritas, che in questi giorni si stanno adoperando
per le famiglie che sono purtroppo in condizioni di necessità a causa della pandemia, che comunque ha inciso sulle attività lavorative di tante persone, e quindi c'è la protezione civile che è attiva con il banco alimentare, e chi ne ha bisogno può accedere a questo servizio anche tramite i servizi sociali del comune, e così come è attivo, oltre che un banco alimentare, un banco farmaceutico, e cioè la possibilità per chi è in condizioni economiche difficili, segnalando anche ai propri medici di famiglia la possibilità ad accedere a questi farmaci quota parte da banco, che vengono raccolti da volontari ogni mese di febbraio, e questa settimana del banco farmaceutico ormai viene svolta già da 2 anni anche a Cori, oltre alla possibilità appunto di rivolgersi appunto ai servizi sociali perché per accedere a questi farmaci e ai propri medici è possibile diciamo contattare anche la stessa associazione Polygonal, che nel sito Open Cori mette a disposizione delle FAQ a cui i cittadini possono accedere, e quindi in maniera magari riservata, e poi lì rigiriamo comunque ai servizi sociali e alla protezione civile. Diciamo che mi piacerebbe anche concludere questa iniziativa parlando di che cosa ci possiamo aspettare come servizi sanitari per il nuovo anno presso l'ospedale di comunità di Cori, perché comunque oltre appunto a questa pandemia noi abbiamo una popolazione anziana, una popolazione che ha appunto situazioni di cronicità che debbono essere prese in carico, e l'opportunità che questa presa in carico avvenga nel territorio, insomma, crediamo fermamente che sia, come dire, ridisegnare un po' i servizi sanitari che finora si sono concentrati altrove. Quindi, se potete anticiparci che cosa, come medici di medicina generale, che cosa ci possiamo aspettare nel nuovo anno nella struttura ospedaliera, e anche come noi cittadini possiamo sostenervi nel come dire, potenziare servizi che servono a queste categorie di persone, che sono gli anziani, i fragili, coloro che hanno delle disabilità. Allora, anche qui la medicina generale prende una parte attiva, che in realtà ha già preso, perché già è partito, diciamo, il programma con la gestione dei cronici presso le UCP attraverso i PDTA. In particolare per il progetto Più Vita, che ci permette di gestire sia i pazienti diabetici che i pazienti con bronchite cronica, quindi con la possibilità di organizzare tutto il percorso diagnostico e terapeutico direttamente qui presso, diciamo, l'ospedale di comunità, seguiti direttamente da noi medici di famiglia in stretta collaborazione con gli specialisti. Questo proprio perché diciamo potenziare la medicina del territorio e soprattutto garantire ai pazienti cronici il maggior tempo liberi da malattia, quindi da malattia acuta che comporta un'ospedalizzazione. Ecco perché è importante quindi la possibilità di aprire percorsi diagnostici e terapeutici anche presso l'ospedale di comunità. Noi speriamo, diciamo, di riuscire a riaprire qualche servizio attraverso, diciamo, la collaborazione dell'azienda, e noi ce la stiamo mettendo tutta, diciamo, sia in questo periodo che comunque ci vede partecipi a tutto, diciamo, a pieno ritmo, e soprattutto in campo, sperando, ecco, che continua questo ruolo attivo.
A questo punto, insomma, ringraziamo. Non so, Elvira, se vuoi aggiungere ancora qualcosa anche te sul tema della telemedicina. No, io volevo ritornare un po'. Il discorso della telemedicina è un discorso che è in progetto, ancora sappiamo poco noi medici di famiglia della telemedicina. Se ne parla, vedremo prossimamente in che modo verremo coinvolti. Volevo invece dire una cosa, ritornando un attimo indietro. Forse in questo periodo le persone si sono sentite negate un po' l'accesso al medico. Un po' una riflessione per tutti è quella che vorrei fare. Noi lavoriamo tutti i giorni incessantemente, come prima e sicuramente molto più di prima. È cambiato il modo, nel senso che non abbiamo più il contatto diretto, dobbiamo utilizzare degli strumenti diversi. E il rapporto interpersonale si è ridotto, si sono modificate altre cose. Vorrei un attimo portare le persone a riflettere su una cosa, però. Ogni qualvolta abbiamo, e questo è il periodo in cui probabilmente si verificheranno situazioni di questo genere ancora di più rispetto a quanto è stato finora, ci si manifestino quei sintomi che sembrano stupidi, sciocchi, perché ho preso freddo, perché ho preso una corrente, il raffreddore, ma io sono stata sempre a casa, non ho avuto contatto con nessuno, e quindi magari pensiamo di portarci all'ambulatorio di medicina generale. Noi vi preghiamo proprio le persone, passiamo attraverso il telefono, dateci modo di fare il triage e le valutazioni, perché la visita non la neghiamo a nessuno quando è una visita sicura, sia per la persona che si porta a visita, sia per il medico che visita e che poi dovrà visitare altre persone, sia per l'ambiente nel quale si svolge la visita. Quindi noi ci siamo, però permetteteci di rispettare queste regole, che significa poi alla fine aiutare tutti, perché se noi diventiamo dei diffusori di malattia diventiamo pericolosissimi. Fateci fare il filtro, ok? Quindi meno autogestione, perché a noi capita di sentire ma io c'ho solo questo e che fai, non mi visiti? Noi non neghiamo nulla a nessuno, ci siamo per tutti, però lo vogliamo fare in sicurezza per il paziente, per noi e per gli altri pazienti che in quel momento non ci sono ma che sono dietro alle nostre spalle. Quindi è fondamentale, diciamo, filtrare anche negli studi medici, cioè negli studi medici possono avvenire gli assembramenti se non viene messo un filtro, no? Quegli assembramenti che diciamo che non debbono avvenire altrove, non possiamo far sì che avvengano nelle strutture sanitarie, negli ambulatori medici, ma metterei anche nelle farmacie e quant'altro. Cioè, l'attenzione. Assembramento, perché l'assembramento adesso si è filtrato. È la presenza del sintomo, deve essere filtrato dal medico di medicina generale. Certo. Il sintomo va valutato da noi e poi noi abbiamo modo di dire come e quando accedere. Ok, quindi ridiamo centralità al medico di medicina generale per quanto riguarda appunto la gestione delle persone malate. Le persone malate debbono oggi affidarsi ai medici tramite diciamo così screening telefonico in primo luogo. Quindi chi ha bisogno del medico faccia uso del telefono, anche perché voglio dire il medico voglio dire, anche se doveste essere impegnati, il medico prima o poi vi richiamerà. Quindi diciamo a tutte quante le persone appunto che ci sono medici, i nostri medici di famiglia sono impegnati in questa lotta
questa pandemia, così come sono impegnati a prendersi carico delle diverse malattie che ognuno di noi può avere, è cambiato semplicemente anche in questo caso la possibilità del contatto diretto viene filtrato, ma viene filtrato giustamente in una funzione preventiva e precauzionale per tutti quanti noi. E, allora a questo punto, se nessun altro di voi ha cose da precisare, puntualizzazioni, cose che ci sono così, che ci sono venute in mente all'ultimo istante di questo collegamento, siamo perfettamente nei tempi che ci sono. Antonella, ricordare in questa sede che sul sito internet è presente il modulo per fare la richiesta dei buoni spesa, quindi se andiamo sul sito ci sono tutte le indicazioni, eccetera eccetera, insomma. Allora, ribadiamo che tutte quante le persone che si trovino in situazioni di necessità possono appunto trovare assistenza anche da parte dei servizi sociali, indicazioni per quanto riguarda i buoni spesa, c'è la possibilità di accedere al banco alimentare, al banco farmaceutico, sempre tramite servizi sociali e protezione civile. E come ultima cosa, come Polygonal, noi abbiamo un sito in cui tentiamo di mettere informazioni aggiornate sui servizi che ci sono per la comunità, sia in occasione di questa pandemia, ma anche per altre possibilità, e che sempre come Polygonal gestiamo un canale Telegram che si chiama Albo Pop, in cui ci sono tutti gli atti dell'amministrazione comunale che possono essere visionati da chiunque, e oltre agli atti dell'amministrazione comunale vengono pubblicate informazioni di servizio a cui tutti quanti potete accedere. Avrete per esempio la sintesi del DPCM di Natale, e quindi avete un punto di riferimento che è accessibile da parte di tutti quanti i cittadini. Quindi cogliamo come dire, l'aspetto positivo di istituzioni, medici di medicina generale e cittadinanza attiva che diciamo, muovendosi per il fine comune di migliorare per quanto possibile anche in queste condizioni la vita dei cittadini, possano mettersi insieme e costruire anche un futuro migliore che oggi cominciamo a intravedere con i servizi che dal nuovo anno partiranno nell'ospedale di comunità. Ringraziamo tutti quanti i presenti, Elvira, Lina, Paolo, Mauro, vi chiamo tutti quanti per nome perché siamo una comunità e ci conosciamo tutti quanti, e insomma tutti insieme non possiamo che augurare a tutti i nostri concittadini il miglior Natale possibile, un Natale di qualità, insomma, di rapporti intensi con le persone magari con le quali appunto conviviamo tutti i giorni, ma in questa giornata di festività abbiamo il tempo di soffermarci tra di noi su cose che magari non ci eravamo mai soffermati, e quindi abbiate cura in questo Natale di avere la maggior cura, il miglior pranzo possibile per le poche persone che sono con voi, le migliori cose possibili, e ce li auguriamo tutti quanti, e che il nuovo anno insomma ci porti la possibilità di uscire fuori da questa pandemia e affrontare tutto nel migliore dei modi. Grazie a tutti. Arrivederci.